andiamo a sentire la prima domanda. Buonasera a tutti, sono Manuel dalla Germania. Alla luce dell'importante vittoria conseguita ieri a Foggia per 5-2, quali saranno i prossimi, diciamo, interventi concreti che avverranno e che soprattutto i tifosi potranno vedere? Grazie, arrivederci e buona Pasqua a tutti. Michele, allora, i prossimi interventi che farà la società, insomma. Ma non lo so, non ne immagino, cioè non. Lui dice giustamente, al di là di quella, dopo la vittoria di ieri, insomma, che Adesso bisogna orizzonti ci sono per questa squadra, ottemperare certo. alla. No, ma io non vedo neanche al momento orizzonti che vadano Oltre il oltre il 16 aprile, 16 aprile. certo. Perché adesso c'è il 16 aprile. Io, insomma, voglio sperare Il che. presidente stamattina ha detto pensiamo al 16 aprile, poi fino al Esatto. 16 giugno avremo 2 mesi per guardarci intorno e vedere di cercare di salvare il salvabile. Quindi si procederà, come si dice in gergo marino, a vista, ecco, quindi Vivendo la adesso giornata, insomma, sì, dai. vivendo la giornata, ovviamente cercando di risolvere i problemi sul tappeto, che è quello di trovare le risorse a cui faceva riferimento prima Biagio. Andiamo con l'altro tifoso, risponde poi Biagio Poricelli. Salve, sono Eugenio e chiamo da Amsterdam. La domanda che vorrei rivolgere è la seguente: che resta delle promesse fatte a giugno? Con una dialettica spocchiosa del ritorno in Serie B entro 3 anni, dello sviluppo del merchandising o dell'entrata di nuovi soci. Ringrazio e alla prossima. Viaggio. Questa è la cosa che, nei termini in cui Eugenio l'ha detta, è quello, il sentore comune, quello che si sente più spesso In quando si giro. parla con gli altri, sui social, eccetera. E tutto sommato qui è racchiuso tutto. Il difetto di comunicazione lo ha ammesso lo stesso avvocato Verile Certo. stamattina, anche se bisogna dire che il darsi degli obiettivi ambiziosi non è di per sé sbagliato. È qualcosa di molto simile a quello che ci ha già detto qui De Zerbi. Serve per mettere l'asticella lontano. Non ci sono soltanto i tifosi, c'è anche tutto quello che ci attorno alla squadra. La Certo. stessa squadra deve sentirsi all'interno di un'azienda che è ambiziosa, Un che po' non sta quello che ha lì detto per. proprio il tecnico ieri a fine gara, ha esaltato la prova dei suoi, però poi ha sempre fatto riferimento ai problemi Certamente. societari. C'è un discorso. Sin dall'inizio è sempre stato detto che, e lo dicevo prima, che non ci sono le risorse per fare un salto di qualità o sono difficili da Certo. ritrovare a livello locale. Quindi la ricerca di qualcuno che venisse Esterno. esterno è una cosa che è stata dichiarata, lo ricordava lo stesso Eugenio. Adesso cosa è successo? Che nel momento in cui è stata portata avanti una trattativa che, insomma, da quello che è stato mostrato, è stato fatto il possibile per cercare di arrivare ad un risultato. Non ci si è limitati a un pourparlers. I soggetti coinvolti sono soggetti validi, quelli di cui normalmente ti dovresti fidare. Comunque ci ritroviamo adesso in una situazione in cui qualcuno si è tirato indietro. Non si è tirato indietro la società, tutti gli attori hanno fatto quello che dovevano fare, a partire dai Locampo, tutta la Certo. procedura è stata seguita. L'avvocato Verini ha fatto quello che doveva fare, si è tirato indietro qualcuno. Attenzione, vorrei far notare a tutti che stamattina chi parlava, chi c'era, era il presidente del Foggia, cioè chi non è scappato di fronte E alle lo ha detto, responsabilità e lo ha e detto. E lo ha detto. Ha detto Fabio non parto come Verile, schettino, non lascio la nave, rimango qui e ci sarò comunque fino in fondo. lui comunque, di fronte a una delusione forte che non Certo. dipendeva in Certo. maniera evidente da lui, o perlomeno possiamo attribuirgli delle responsabilità, quelle che si attribuiscono ad un calciatore quando mette la palla nella rete sbagliata. Non è che per quello tu Ma lui prendi e lo era mandi. molto rammaricato proprio per questo, Ma perché lui perché noi siamo arrivati, in guarda, buona Tiziano, noi fede. siamo arrivati in una situazione, in quella trattativa, vorrendo fare un paragone calcistico, noi eravamo all'88esimo minuto, a Bravo. 2 minuti dalla Serie B, poi arriva Come Rivaldo, ad sì, però lì era un gioco pulito. Avellino. Perché ci sta che l'avversario ti faccia Certo. il tiro all'ultimo Sì. minuto. Ne abbiamo fatti noi anche dopo l'ultimo minuto e Certo. abbiamo segnato. Però
qui ci siamo trovati di fronte a delle persone, a dei soggetti che hanno utilizzato in maniera scorretta la vicenda rossonera. C'è anche da dire che siamo nelle stesse condizioni di un mese fa. L'ha detto. Non è che è cambiato qualcosa. Al di là della situazione Merletti, questa è la situazione. Cioè l'importante è che si comprenda che non è che noi ci siamo trovati a dover scegliere fra due soggetti e abbiamo scelto quello sbagliato. Sì. Non c'era una scelta. Si è pensati di poter fare qualcosa in grande. Poi è chiaro, si impara dagli errori. Sicuramente Potenza ci penserà due volte prima di fare un colpo di testa, certo, a quella maniera. Certo. Sicuramente anche l'avvocato Verile sarà ancora più accorto. Ma non è che esistano altre alternative. Poi Michele si lascia andare, come all'inizio trasmissione, a microfoni spenti, quando hai fatto una battuta circa i Merletti. Non te la ricordi. Allora andiamo a sentire il terzo tifoso, così rispondi tu al terzo tifoso. Buonasera a tutti, sono Valentino e volevo brevemente chiedere, in particolare all'avvocato Miccoli, a prescindere dalle nuove persone che sta cercando di coinvolgere per allargare la base societaria adesso che è saltata questa trattativa, al momento allo stato delle cose si ha la forza per proporre un rinnovo del derby e fissare i giocatori che dovranno essere la base per la squadra l'anno prossimo, mantenendo l'ossatura di quella di quest'anno? E se sì, si riesce a fare in tempi brevi o bisogna aspettare comunque la fine del campionato e probabili ulteriori sviluppi societari? Grazie e buona Pasqua a tutti quanti. Oh, a questa domanda si associa anche Michele Carmellino, che saluto. Lui è preoccupato proprio della questione De Zerbi, come lo sono un po' tutti preoccupati. Tutti vogliono che il tecnico rimanga a Foggia, ma alla luce di questa situazione, secondo Antonio Daniele... No, ma mi viene da credere che il tifoso forse non sapesse di questi ultimi sviluppi, a quando risale, oggi pomeriggio, quindi penso che sapesse degli ultimi sviluppi. Sapeva che c'era l'avvocato Miccoli, che infatti la domanda era proprio per lui. Perché voglio dire, in questa situazione dove non sappiamo cosa facciamo domani mattina, parlare di rinnovi, non abbiamo... paglia per il fuoco dei prossimi giorni, quindi io penso che francamente andare a pensare ai rinnovi, quindi un impegno per la prossima stagione sportiva, mi dispiace, ma non ne vedo il modo come poter fare. Ma il tifoso ci pensa, purtroppo. Il tifoso pensa ancora al campionato che è in corso. Sì, ma mi vorrei... al futuro della società. Anche perché noi stiamo parlando del futuro. Qui c'è ancora un campionato. Ma stiamo parlando del futuro. Non sappiamo ora cosa dobbiamo abbiamo ancora un campionato ancora da giocarci. Il tifoso precedente che chiedeva informazioni su che fine avesse fatto il progetto illustrato a giugno, ebbene signori miei, qua si parla di giugno, la bufala della Merletti è nata a dicembre. Ora io, la società a giugno si era presentata dicendo entrano nuovi soci, progetto struttura 18 mesi, ve lo ricordate? Allora, grande squadra Serie B in 3 anni. Allora, non abbiamo paglia per la ciuccia Antonio, non dimentichiamo che strada facendo qualche tassello si è perso. Ma il tassello, Tiziano, i progetti quando si illustrano bisogna avere le fondamenta, le fondamenta è il danaro, il conto economico parla. Tu non puoi fare uscite del genere, illustrare cosa, se poi alla fine non hai le solidità economiche nell'illustrare un progetto. Ma cosa abbiamo raccontato? In effetti stamattina l'avvocato Verile lo ha detto, l'unica colpa che mi addosso è quella di aver dato troppa fiducia a questo personaggio e di aver illuso, tra virgolette, Tiziano, la piazza. Ma la Merletti è arrivata ora. E se qua i soldi non ci sono per finire il campionato, evidentemente è la compagine societaria partita da giugno che non ce la fa a finire il campionato, o no? Sto dicendo una assurdità. Allora, la promessa è che faranno fronte fino all'ultimo momento a quelle che sono le incombenze. Me lo voglio augurare. Francesco, abbiamo qualche altra domanda, se no andiamo nei saluti. No. Praticamente erano tutte per Miccoli e c'è un tifoso che chiedeva se nella prossima stagione si può sperare in una... Ma oggi in conferenza è stato detto che questa squadra, così come
basterebbero due o tre tasselli, dimmi, aiutami Michele, per poter fare un grande campionato la prossima stagione, messo e non concesso che quest'anno si termini il campionato, sì, senza comunque quello che il tifoso si chiede è, prima comunque c'erano i Locampo che garantivano, anche se con molti sforzi. Stamattina ci è stato promesso che comunque faranno fede a quelle che sono le ricompense fino a fine stagione. Quindi, se questa è stata la promessa, non possiamo che non credere.